Una cosa che vale per ogni essere umano sul pianeta è che quando andiamo in conflitto andiamo in difesa. Questo perché? Perché non è un meccanismo mentale, è un meccanismo naturale. Se un animale si sente attaccato, si attiva un sistema chimico, biologico, neurologico, a tutti i livelli, che è il sistema di attacca. Fuggi o freezing o ti blocchi. Ed è un sistema naturale, quindi non stiamo qui a dire ma sì, Sara, no, io la penso diversa, la puoi pensare come vuoi. Se ti attaccano, si attiva il tuo sistema di difesa. Quando andiamo in conflitto, noi andiamo in difesa. L'unico modo che abbiamo oltre il conflitto è dire, senti, fammi rivedere un attimo la mia posizione. Mi metto, mi faccio l'effetto cinema. Quando siamo in difesa, se voi prendete due persone che hanno avuto un conflitto, vi diranno: no, guarda, allora io con tutto il bene che ti voglio, però tu mi hai aggredito, io sono stato là che ho cercato sì e no di difendere, proprio di gestire al meglio la situazione. E l'altro, se proprio sono due illuminati che non alzano di nuovo la voce, dirà: guarda, tesoro mio caro bello, veramente io stavo là che cercavo di, ho alzato un po' la voce, ma poi mi hai aggredito tu. No, 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 forse non ci siamo capiti. Tu mi hai aggredito, no, tu mi hai aggredito. E non se ne esce più. Perché? Perché sono due stupidi, spiritualmente deboli. No, perché sono due persone che sono ancora nella visione parziale. Ecco perché un conflitto si risolve solo in un modo, anzi si dissolve e diventa costruttivo, diventa almeno una possibilità di confronto. Utilizzando, per esempio, questa tecnica. Io guardo cosa ho fatto io, cosa ha fatto l'altro, però vedo il film. Vedo il film, non penso, invento. E poi dico: allora, qual è il pezzo suo? Perché c'è. Ma guarda qua, lui qua però ha fatto quello, l'hai visto quello che ha fatto l'altra persona. E io, ah, Rock Hudson, io ero qua con le mie pretese, io volevo che lui. Lei doveva solo e quindi mi ha fatto perdere staffe, però lui in fondo ha fatto non è che era. E quando ho questa visione, posso confrontarmi con l'altra, dire il mio pezzo io me lo prendo e te lo dico. Sei disponibile a prenderti il tuo? A volte no, a volte l'altro continuerà a dirvi: no, vabbè, allora non c'è nessun pezzo. Questa volta tu hai sbagliato 100%. Ricordatevi che lei con la maschera vedono la visione 100%. Tu hai sbagliato 100%, mi hai aggredito, mi hai fatto a mostro, come si dice, e io ho cercato di contenere la situazione. Quindi notate una cosa, in questa visione avete due indizi. Uno è 100% e quindi già è una visione parziale. Due ha dei chiari ruoli, persecutore, vittima. Carnefice, cioè io ho cercato sì e no perché proprio non riuscivo a fare di meglio e subivo tutta questa cosa. Tu invece attaccavi, attaccavi, attaccavi. Quando si uniscono questi due elementi, dite: ok, allora se è così, se sei disposto a vedere, no, ma non c'è nessun pezzo mio. Ok, là, come si dice, levate mano perché non c'è più niente da fare. Sapete qual è l'unica possibilità se continuate a discutere, che cadete anche voi? Perché no, aspetta, però non è possibile, ma come tu non hai fatto niente, conflitto di nuovo. E di solito più esasperato del primo. Di nuovo su chi ha torto e chi ha ragione. Allora, la via d'uscita unica, ma proprio umana, semplice, non dovete usare la tecnica, è dire: tesoro, dolce amore unico della mia vita. Ok? Io il mio pezzo lo voglio vedere, però se tu mi dici che ok, io attaccavo e tu ti difendevi. Alzo le mani e così è, non possiamo fare niente.